Il ministro il fine settimana lo dedica al territorio, il suo territorio. Capita spesso che Flavio Zanonato, responsabile del Dicastero dello Sviluppo Economico, il sabato mattina incontri la società che produce per illustrare le misure che il governo vuole adottare. È stato il caso degli artigiani della Riviera del Brenta a Dolo, nel Veneziano, a cui Zanonato ha annunciato l'idea di alzare la soglia del credito d'imposta. Vuol dire che se uno deve pagare tasse e avanza tasse, si può trattenere le tasse che avanza in una misura maggiore dell'attuale. Questo aspetto è difficile perché va a toccare le risorse a disposizione del tesoro, però riusciamo, credo, a farlo. In mente un'altra misura che dovrebbe andare incontro invece a chi ha dei debiti con la pubblica amministrazione. Non si può fare, ve lo dico subito, che se avanzo soldi della pubblica amministrazione me li trattengo dalle tasse. Perché? Perché la pubblica amministrazione magari è un US che non paga e lo Stato non riceve le tasse e non ha più soldi per funzionare. Penso si possa fare, sto discutendone con il Ministro, invece la possibilità di ritardare, cioè avanzi soldi della pubblica amministrazione, non dallo Stato direttamente, ma da una delle pubbliche amministrazioni, ti scadono i momenti in cui devi pagare le tasse, hai una dilazione perché avanzi i soldi, guarda, avanzi i soldi, dammi il tempo di incassarli per poter pagare, e dovrebbe anche questo dare una certa soddisfazione. Purtroppo i conti pubblici sono in questa situazione, sarebbe molto più bello dire che si fanno più cose. Avendo i soldi le idee vengono con facilità, quando non si hanno bisogna ovviamente inventarsi cose di vario tipo. Quindi queste sono le misure. Zanonato ha pronunciato anche la parola ripresa. Io non sono in grado di dire se queste misure saranno sufficienti a farci ripartire alla grande, però alcuni segnali ci sono ed è richiesto l'impegno di tutti. Dobbiamo capire che non è un problema solo di un pezzo, no? Tutto resta uguale, un pezzo cambia e abbiamo risolto il problema. Non c'è la soluzione miracolosa, c'è la soluzione in cui si collabora e ogni parte fa la sua, si impegna per la parte che lo riguarda. E l'ultima cosa che vi dico è che è fondamentale, qua i sindaci lo sanno benissimo, la stabilità di chi governa un processo.